Nuova puntata di Facciamo Finta Che, ce l'avete richiesta veramente a gran voce e sono anche un po' emozionato perché veramente arriveremo un po' al dunque di alcuni discorsi di cui abbiamo accennato anche con Nicola Bizzi, al quale mandiamo subito un abbraccio enorme. Abbiamo accennato a un libro che devo dire che può veramente contribuire a far capire il presente partendo da molto lontano, quindi imparare l'attualità attraverso un libro controverso, cioè che ha avuto i suoi problemi e ne parliamo quest'oggi. Il libro si chiama L'altra Europa. Quindi do subito il benvenuto al dottor Rumor insieme a noi al collegamento telefonico. Benvenuto. Grazie, grazie a voi. E poi Loris, al quale mi sento di dare del tu perché è un amico di Facciamo Finta, quindi benvenuto Loris, presentati anche tu al nostro pubblico. Grazie, grazie, sono Loris Bagnara, architetto di professione e collaboratore in questo libro dell'avvocato Paolo Rumor. È stato un piacere collaborare con l'avvocato ed è un piacere essere qui oggi invitati a parlare in questa sede. Grazie. E abbiamo avuto modo di parlare anche, avremo modo anche, magari oggi che ci siamo conosciuti, Loris, poi di tanto in tanto ci verrai a trovare, perché so che Va bene, hai un va sacco bene. di Perfetto. argomenti, abbiamo un sacco di Grazie. tematiche in comune. Ma partiamo tutto Grazie, da questo libro, perché insieme al dottor Rumor tutto parte da alcuni documenti trovati dal papà e quindi partiamo dal preambolo, da come è nato questo libro che è veramente rivelatore. allora, in sintesi, l'ambientazione storica è questa. Questo libro, che è uscito la prima volta con la Hobby & Work nel 2010 e la seconda edizione con la Panda nel 2017, riassume le notizie che mio padre mi aveva trasmesso quando ero un ragazzo, quando ero giovane, relativamente all'attività che egli aveva compiuto tra il 1946 e il 1953, cioè quando venivano impostate le fasi iniziali di quel lungo complesso insieme di attività che sarebbe sfociato nella futura Unione Europea, quella di adesso. Questi sono i fatti, siamo nel 1946, come ho detto, al tempo della presidenza di De Nicola, e mio papà viene scelto da De Gasperi, allora ministro degli esteri del governo Parri, viene scelto per rappresentare l'Italia assieme ad altre persone esperte di vari argomenti istituzionali in una delle commissioni che dovevano stabilire le competenze della futura Unione, questo nell'ambito del commercio. A De Gasperi il nome di mio papà era stato fatto da Monsignor Montini, quello che poi è divenuto il Papa Paolo VI, perché lo conosceva. E in effetti la Chiesa collaborava, anche se indirettamente, a questi studi. La scelta di queste persone non avveniva per mezzo dei partiti o di enti governativi a quel tempo, siamo appena al fine della guerra. Avveniva per tramite del Quirinale, cioè in modo fiduciario. I partiti non sapevano ancora nulla di questo e, se vogliamo, non esistevano ancora i partiti. Eravamo proprio alla fine della guerra, c'erano le macerie per terra. I membri di queste commissioni, nominati da varie persone, cioè per varie persone italiane o anche estere, si trovavano a volte a Verona, a volte a Strasburgo, anche a Vienna, in altre città. Infatti, a quel tempo non esisteva una sede fissa. E non si parlava neanche di unione, in quanto questa unione era una prospettiva remota, no, vorrei dire che non c'era nemmeno il termine. Le singole fasi mediante le quali le nazioni europee hanno costruito un'intesa politica sempre più complessa sono state un percorso lungo, laborioso, per nulla scontato. La prima tappa nel 50 è stata quando Schuman ha proposto la CECA, no? Il trattato sul carbone e l'acciaio, perché le fonti del carbone e l'acciaio erano state il motivo scatenante delle guerre tra Francia e Germania. Poi nel 1952 è venuto il trattato sulla difesa,
Nel 1957 i sei membri della CECA, Belgio, Francia, Germania, Olanda, Italia e Lussemburgo, hanno creato l'Euratom, la comunità sulla energia atomica. Quello stesso anno i sei hanno firmato il Trattato di Roma che ha istituito la Comunità Economica Europea. Nel 1973 aderiscono la Danimarca, l'Irlanda, l'Inghilterra e nel 1979 entra in vigore il sistema monetario europeo. Nel 1993 nasce il MEC, cioè la libera circolazione delle merci nei vari stati europei, e nel 1993, alla fine, avviene a Maastricht la fondazione della vera e propria Unione Europea, con la moneta unica che è l'euro. Cioè, in sostanza, l'Unione è stato un itinerario a tappe molto varie che non erano affatto prevedibili nel modo in cui si sono succedute. Ma questo è interessante, cioè gli studi su come organizzare tutte queste materie, quelle che avrebbero dovuto costruire l'organismo completo, sono cominciati subito e sono proseguiti ininterrottamente, come se ci fosse stata un'intesa preliminare, concorde. A questo proposito io ricordo un particolare che mi ha colpito quando mio papà mi raccontava a casa del suo lavoro intorno alla metà degli anni 60, ero un ventenne, avevo 20 anni e lui aveva cessato da molto questa attività. Mi diceva che dopo la guerra, quando le commissioni compivano questi primi studi, nessuno poteva prevedere quale percorso avrebbe svolto la presa, a che risultato avrebbe portato. C'erano per terra ancora le macerie dei bombardamenti, gli odi feroci della catastrofe nella mente di tutti quanti, i soviet di Stalin sul confine germanico e la Jugoslavia di Tito qua dietro a Trieste, l'angoscia della guerra fredda. Nessuno avrebbe scommesso che questi ex nemici riuscissero ad avere un avvenire pacifico e concorde. Invece, questi studiosi, questi primi studiosi, tra cui mio padre, si accorgevano che c'era già un filo conduttore, e qua arriviamo al punto. Cioè, gli studi che venivano condotti seguivano un percorso già individuato in precedenza. Cioè, qualcuno si era già occupato di queste problematiche, aveva elaborato programmi, aveva individuato soluzioni. Cioè, questi studi seguivano un brogliaccio che dava l'idea di essere stato elaborato in precedenza. Mio papà si è interessato a questi lavori dal 1946 al 1953, però intorno al 1948 ha cominciato a lavorare meno perché ha assunto la presidenza della Camera di Commercio di Vicenza. Mi diceva che ogni gruppo di lavoro si trovava dove era più comodo, non esisteva una sede comune. C'erano diversi italiani anche che lavoravano a questi studi. Mi vengono in mente i nomi di Cesare Merzagora, di Ivano e Bonomi, altri li ho scritti, io adesso non me li ricordo. Lo statista che mio papà incontrava, il promotore di tutto questo, era Maurice Schumann, il principale fautore nel dopoguerra di questi tentativi di unione. E tra loro due si è stabilita una certa cordialità. A dire il vero, mio papà non parlava bene il francese, mi diceva che certe volte si parlavano in latino. Nel 1948 Schumann, che lo aveva forse preso in simpatia, immagino, lo mette al corrente che l'organizzazione per queste fasi preliminari dell'Europa si era fatta nel 1946 preceduta da una lunghissima storia che è durata secoli, anzi millenni, anche se sembra assurdo dirlo.
lui sosteneva e dimostrava con dei documenti che aveva poi passato al papà, che in quel periodo, alla fine della guerra, come immagino che esista anche adesso, c'era una struttura nascosta di individui che appartengono a un vasto organismo che dice di essere in funzione dall'incredibile antichità del 10.500 avanti Cristo. Una cosa che nessuno penserebbe possibile, nemmeno noi ci davamo credito a queste cose. Questa struttura avrebbe operato fino all'inizio dell'era cristiana nell'area che gravita sul bacino inferiore del Mediterraneo e poi si è spostata nelle regioni europee. Questo organismo avrebbe agito all'interno delle strutture dei popoli, cioè delle strutture civiche, interveniva a volte in modo trasversale, a volte in affiancamento, era in sostanza quello che si può dire una struttura ombra, perché si presentava di volta in volta con la stessa veste delle collettività in cui veniva ad operare. È quel sistema classico che noi chiamiamo quinta colonna. Ora, questa struttura si sarebbe attivata, secondo Schumann, in modo particolare alla fine della guerra, per mezzo appunto del suo uomo transito che era Schumann. Attenzione, un gruppo di persone che una volta avviato il meccanismo iniziale del lavoro, si parla di qualche anno appena, non di più, hanno ceduto poi ai rappresentanti ufficiali incaricati degli stati e in gran parte sono rientrate nell'ombra. Di queste persone, diceva mio padre, le cronache ufficiali, i giornali, le riviste del settore non hanno mai parlato. È una cosa che è rimasta così. Ricordo che nelle intenzioni di quegli individui che hanno caldeggiato, che si sono interessati a questi stati preliminari dell'Unione, pensavano che questa Unione, futura Unione Europea, che non si chiamava ancora così, insomma, dovesse comprendere anche il bacino sud del Mediterraneo, cioè non era un discorso solo europeo, era un discorso di paesi rivieraschi dell'Europa e del Nord Africa. E questo risulta anche dalle relazioni di quell'epoca, mi diceva il papà. Adesso io credo che si potrebbe esaminare questo argomento negli archivi dell'Unione, ma non sono un esperto e non saprei dove mettere le mani. Ora, di queste persone, di queste località, Schumann aveva consegnato a mio padre alcuni elenchi, alcune piante geografiche che raffigurano tratti di costa, isole, fiumi. Gli aveva dato anche delle planimetrie relative a un ambiente sotterraneo nel quale diceva che nel 1800 erano state trovate delle mattonelle di gesso con delle parole scritte, che sono state tradotte da esperti del mestiere. Qualcune di quelle piantine io le ho ricopiate in carta carbone perché le avevo a casa mia. Non c'era ancora la fotocopiatrice a quei tempi. Abitavo ancora con mio papà e mi ricordo che ho copiato sulla carta carbone queste planimetrie che, a detta di terzi, appunto il dottor Bagnara mi ha fatto notare, sono prospezioni di siti geografici. Loris, il dottor Bagnara, l'architetto Bagnara, ha individuato nel disegno principale il sotterraneo della Sfinge di Giza che si trova al Cairo. E questo corrisponde con la descrizione che aveva fatto Schumann a voce al mio papà. In conclusione, ci sono dei buoni motivi per ritenere vero, almeno verosimile, io non voglio sposare le cose, ma per ritenere almeno verosimile il racconto, cioè l'esistenza di una struttura sociale che si autodefinisce molto antica,
e che avrebbe mantenuto in qualche modo attraverso i secoli la memoria delle proprie origini. Io parlo di verosimiglianza, non mi azzardo ad essere più ottimista. Molti elementi mancano di riscontro oggettivo per poter essere più precisi. E quella struttura sarebbe stata sufficientemente vitale, questa antichissima struttura, sarebbe stata abbastanza vitale il secolo scorso, nel Novecento, per dare impulso al progetto dell'Unione Europea, nascondendosi dietro l'apparenza di una veste ufficiale simulata. Ora, in questa visione storica e con queste premesse, nelle quali gli aspetti della realtà si confondono evidentemente con elementi di ideologia, ci troviamo di fronte a un organismo politico, l'Unione Europea, che a certi livelli sembra avere subito l'influenza di retaggi arcaici o quantomeno di persone che lo sostengono. L'elenco dei personaggi che compaiono nell'incartamento fornito a mio papà da Schumann è stato studiato dai collaboratori del libro e mostra che si tratta di persone piuttosto singolari. Ciascuna si distingue per una non comune personalità, direi. Sono tutte persone eterogenee, figure caratterizzate da attitudini che le pongono ai confini della scienza, della ricerca o del pensiero. Indubbiamente gente di spiccata intelligenza, di inclinazioni anche non comuni, ma anche scienziati rispettabili, politologi, politici, artisti, scrittori, intellettuali, membri di casate nobiliari. In sostanza, il racconto di Schumann è un inestricabile amalgama, mi permetto di dire e fare questa affermazione, di leggenda, mito e realtà. Invece l'Unione Europea è un risultato estremamente reale. Adesso io salto tutto l'argomento che riguarda i ritrovamenti di cui parlerà il mio amico Loris. Salto per arrivare all'attualità, cioè ai giorni nostri. Dopo questa premessa, dopo questo riassunto, cerco di interpretare quello che sembra essere accaduto adesso, negli ultimi decenni, perché tutti questi passaggi per costruire l'Europa sono avvenuti. Effettivamente l'Europa è stata unita, anche se non politicamente, e in questo periodo direi dagli anni 70-80 del Novecento, che il programma europeista iniziale, vale a dire quello, sia quello dei fondatori nascosti, diciamo, occulti, sia quello dei realizzatori ufficiali, è stato considerevolmente modificato. A questo proposito, lo stesso professor Galli, il noto politologo che è mancato da poco e che aveva scritto il libro con me e con Bagnara, nella riedizione del testo aveva formulato una serie di opinioni per interpretare le variazioni di percorso svolte da quella struttura interna dell'Unione negli ultimi tratti del secolo e nei primi di questo secolo attuale. Io stesso su questo argomento, cioè l'attualità, non ho mai smesso di pormi delle domande, ben sapendo che ci troviamo a che fare con qualcosa di piuttosto, anzi di molto elusivo e a mio parere anche pericoloso per la civiltà odierna nel suo complesso. E questa non è solo una mia impressione. Perciò sintetizzo brevemente quello che mi sembra sostanzialmente coincidere anche col pensiero di altri, cioè che il piano politico di riorganizzazione dell'Occidente, che è la parte centrale di questa struttura descritta da Schumann,
sembra aver subito uno spostamento. Vi sono molti motivi per ritenere che quel piano sia stato revisionato dopo che ha prevalso nella struttura quel cosiddetto contingente americano, un programma che ho descritto nel testo e che va inteso non in riferimento alla nazione statunitense, ma ai fautori del liberismo, come proviene da una certa mentalità anglosassone, cioè piuttosto aggressivo, pervasivo. Questo ha ampliato, ma anche trasformato il progetto originario, cercando di realizzarne, e a mio parere realizzandone uno più vasto, che chiamerei l'occidentalizzazione del mondo. Questo si è aggiunto, o ha sostituito almeno in parte l'impresa iniziale, e ha utilizzato per questo scopo essenzialmente il fattore dell'accentramento economico. Il progetto unionista autentico, che mirava solamente all'area del Mediterraneo e che voleva riprodurre una situazione arcaica, secondo quello che abbiamo sentito, ha fatto un salto di livello, ha abbandonato l'Unione a se stessa. Attualmente non si rivolge più alle nazioni o alla politica, le scavalca, facendo leva espressamente sugli organismi finanziari globali. Il traguardo finale sembra essere una sorta di dittatura planetaria mediante computer intelligenti. In questa visione gli stati perdono influenza e ne acquistano invece i superstati trasversali, ossia le alleanze capitalistiche mondiali. È quel processo che è stato chiamato quarta rivoluzione industriale e consiste nel ridimensionamento della vita politica e sociale, nella centralizzazione del controllo, del potere, nello svuotamento della mediazione politica e dei partiti. In un processo di accumulazione di fattori, l'ultimo stadio di questi obiettivi perseguiti da questo contingente, con la logica che ho detto, sarà realizzare un nuovo modello tecnologico centralizzato. Questa rivoluzione è realmente in corso da decenni e non lo dico soltanto io. Di fatto il mondo è già unificato quanto alla coscienza dei cittadini, e intendo la personalità di noi uomini, essa è stata ampiamente limitata negli ultimi decenni dalla robotica e dalla comunicazione passiva che ha livellato sia la conoscenza sia l'espressione spontanea. Ecco, sì, abbiamo la connessione che va e viene, ma ho proprio lasciato questo monologo iniziale dell'avvocato Paolo Rumor, proprio perché è di un'importanza storica decisamente rilevante e notevole anche rispetto a quelle che sono le giornate che stiamo vivendo, l'attualità che stiamo vivendo. E adesso, prima di dare di nuovo la parola a Loris, voglio proprio sottolineare quanto queste parole risuonino con l'occhio proprio dell'oggi. Quindi questo bacino del Mediterraneo, questa struttura, 10.500 anni fa, adesso poi ci ritorneremo, questo governo ombra, questo burattinaio che muove i fili e mette le persone giuste al momento giusto da millenni, da veramente dalla notte dei tempi, da 10.500, da quando però sono date che vanno anche ritornando con quello di cui parliamo la domenica sera con Nicola Bizzi. E adesso arriviamo proprio a te, Loris, quindi come esatto. Entra in gioco la tua figura. Sì, innanzitutto niente, sono assolutamente d'accordo con quello che hai appena detto, perché appunto hai sottolineato le giuste note nella conclusione della relazione di Rumor, cioè per appunto l'attualità, quanto suonino attuali le parole che ha appena terminato di pronunciare l'amico Paolo.
E che ringrazio anche per la capacità di aver saputo sintetizzare efficacemente in così breve tempo la materia del libro, che è estremamente vasta, che spazia dalla politica alla storia, all'archeologia, come fra poco dirò, che è stato l'aspetto diciamo in cui mi sono più concentrato, focalizzato sul libro, nell'analisi di questo materiale. Prima però vorrei sottolineare una cosa che riguarda sempre il contesto da cui è nato questo libro, che non vorrei che ci sfuggisse, e che Paolo Rumor non è di una famiglia, il Rumor non è un nome qualsiasi, parliamo di una famiglia che ha dato, a cui apparteneva Mariano Rumor, che è stato cinque volte Presidente del Consiglio negli anni 60-70, stiamo parlando di una famiglia vicentina molto illustre. E questo deve, come dire, non è che di per sé possa essere garanzia di autenticità del materiale, ma questo significa che stiamo parlando di persone serie che non tirano in ballo se stesse e i propri avi, diciamo così, in questioni, diciamo, dubbie e poco serie. Quindi, giusto per sottolineare una cosa, poi Paolo potrà dire qualcosa di più se vuole, ma mi premeva che fosse chiaro questo, che non stiamo parlando di una famiglia qualsiasi, ma stiamo parlando di una famiglia che è illustre, importante e che annovera persone serie e di livello, di livello assoluto. Detto questo, precisazione, dico solo anche che infatti le prime edizioni di questo libro sono state contrastate con ogni mezzo, c'è il libro censurato, addirittura misteriosamente fallita anche la casa editrice che l'aveva messo in circolazione, quindi anche, cioè, non stiamo parlando solo semplicemente di mito, cioè di un qualcosa in cui qualcuno si è proprio adoperato per tenere nascosto e lo fa ancora ai giorni nostri, perché la censura sta tornando veramente a livelli inaccettabili per una democrazia. Chiudo l'inciso, prego Loris. Niente, quindi venendo a quello che è stato il mio ruolo, il mio punto di partenza in questo percorso, la premessa è stato il libro che io ho scritto nel 2003, Il segreto di Giza, e che era appunto uno studio incentrato sulla lettura in chiave archeoastronomica della piana di Giza, con le tre famose piramidi, la Sfinge, un tema che era già stato, ovviamente, per chi conosce la materia, un tema che è già stato sviscerato approfonditamente da Boval, da Hancock, in libri che hanno scritto separatamente e anche insieme. Io per non voglio parlare di questo in questa sede, ma io avevo aggiunto qualche interpretazione, qualche elemento in più su questa linea di ricerca, e ne ho realizzato un libro collegando fra l'altro l'idea della lettura in chiave archeoastronomica della piana di Giza con l'idea degli slittamenti della crosta terrestre di Charles Epwood. E lo dico perché questo poi fra breve si capirà come ritorna in campo quando poi mi sono trovato a studiare il materiale che mi forniva Paolo Rumor. Ma detto questo, torniamo, siamo ancora al 2003, anzi 2004. Nel 2004 Paolo Rumor mi contatta perché aveva letto il mio libro e aveva pensato che potesse essergli utile a decodificare, interpretare alcuni elementi, alcune informazioni che lui aveva in mano nella documentazione di cui ci ha parlato poc'anzi. E ne ha seguito qualche mese prima di, come dire, di aggiustare il tiro, diciamo, di comprenderci per bene di cosa stavamo parlando. Ne ha seguito una corrispondenza in cui a un certo punto mi sono trovato fra le mani del materiale estremamente interessante e che si sposava, si abbinava, poteva abbinarsi alle ricerche che io avevo condotto fino a quel momento lì sulla piana di Giza, sull'archeoastronomia e così via e altro. In particolare la prima cosa, il primo aspetto su cui mi focalizzai erano per appunto quegli schemi, quei disegni a cui accennava prima Paolo, cioè quello schema che rappresentava la planimetria di Giza con le tre piramidi e la Sfinge, tutte collegate da tunnel sotterranei, e un altro schema che rappresentava la sezione verticale della Sfinge, in cui si evidenziava un locale sotterraneo al di sotto della testa della Sfinge, fra l'altro marcato con con due lettere, con un monogramma, con le lettere PR. Poi, se avremo tempo, potremo anche dire di cosa si tratta, nel libro lo diciamo. E io compresi immediatamente che appunto a Paolo Rumor non era chiaro cosa potessero rappresentare
questi schemi. Io vidi immediatamente che si trattava per appunto di una rappresentazione della piana di Giza e della Sfinge in particolare, ma non solo, potei rendermi conto che l'aspetto stesso dello schema rimandava chiaramente a dei disegni, degli schemi analoghi che erano stati pubblicati in libri di esoteristi ed occultisti della prima metà del Novecento. Ci sono almeno tre o quattro libri che si possono citare, che sono a firma di Harvey Spencer Lewis, che è stato il fondatore poi di Amorc, dell'antico e mistico ordine della Rosa Croce. È un libro del 1936, in cui riportava questi esatti schemi, esatti nel senso che, come Paolo Romor ci ha detto, lui li ha ricalcati degli originali, per cui non sappiamo come erano gli originali, ma l'aspetto degli disegni ricalcati da Paolo rimanda con assoluta chiarezza a quel tipo di disegni che furono pubblicati, come dicevo, in questo libro, in questi libri degli anni 30. Ce n'è uno, appunto, di Spencer Lewis del 36, un altro di un esoterista americano che si chiama Randall Stevens del 35, e questi stessi due autori poi hanno ripubblicato questi schemi in maniera leggermente variata ancora nel tempo, nel 57 e poi ancora nel 66. Per cui ho individuato che esiste anche un collegamento con un certo filone di pensiero, di ricerca, diciamo così, di carattere esoterico, che stava dietro a questa documentazione che Paolo Rumor aveva in mano. E questo ci dà anche una certa luce su quella che poteva essere l'ambiente in cui Maurice Schumann, che era quello che ha fornito gran parte della documentazione a Paolo Rumor, dicevo, una luce sull'ambiente in cui si muovevano questi personaggi che hanno poi dato vita all'Unione Europea. Un ambiente in cui, diciamo, l'esoterismo e probabilmente anche componenti di carattere massonico, eccetera, erano, diciamo, molto, molto ben presenti. E sappiamo bene come in molte tradizioni, molte scuole, molte ambienti di carattere esoterico sia molto frequente trovare materiale che illustra storie di antichissima ascendenza, quindi che illustra lineaggi di antichissima ascendenza. E questo un pochino serve anche a capire per quale motivo poi i documenti di Rumor riportano quello che prima Paolo ha riportato, cioè l'esistenza di un lineaggio, di una tradizione, di un organismo che si è perpetuato da antichità estremamente remote fino a quasi ad affondare in una antichità di carattere leggendario. E quindi, se il discorso della piana di Giza, se l'individuazione di questi disegni è stato il primo aspetto di cui mi sono occupato, un altro aspetto che mi hanno estremamente affascinato sono state le planimetrie, le piante, i disegni che rappresentavano alcuni profili costieri, come si presentavano non al tempo attuale, ma quando eravamo nel pieno dell'era glaciale, cioè quando l'accumulo dei ghiacci nei poli nord e sud era tale che il livello dei mari era molto più basso dell'attuale, almeno 100-120 metri più basso dell'attuale, e quindi c'era molta più terra che era sottratta per l'appunto alle acque. E in particolare un profilo che, essendo io anche amante della geografia, individuai subito, era quello del Golfo Persico. Si vedeva uno di questi disegni, poi nota, diciamo, di carattere tecnico, questo disegno è fra gli allegati che ti ho inviato precedentemente, quindi poi potrà essere utile allegare, far vedere, mostrare al pubblico questi schemi, sia quelli di cui ho parlato poc'anzi, che anche queste piante che rappresentano i profili costieri. E, ecco, dicevo, quindi ho riconosciuto immediatamente l'aspetto del Golfo Persico quando era completamente all'asciutto, fino a circa fra i 14 e i 10.000 anni fa, e quando ancora per l'appunto il livello del mare era molto, molto più basso. Questo cosa significa? Significa che il Golfo Persico era una terra di un'ampiezza, di un'estensione probabilmente paragonabile all'Italia attuale. Una terra tra l'altro coltivabile, in cui passavano i prolungamenti di quelli che sono gli attuali Tigri ed Eufrate, perché ovviamente i due fiumi proseguivano attraverso nel fondale dell'attuale Golfo Persico fino a sfociare nell'Oceano Indiano dopo lo Stretto di Hormuz. Tutta questa era una terra che
possiamo pensare che a quei tempi potesse ospitare, e sono convinto che ospitasse, una delle popolazioni assolutamente civili e probabilmente in grado di coltivare e di fare, di operare molte altre cose che ascriviamo alla civiltà. E io ritengo che questa fosse la principale delle zone che vengono associate, che i documenti di Rumor associano a questa antica civiltà antidiluviana. Altre zone che vengono citate, menzionate, anche rappresentate in alcuni di questi disegni, sono altre aree del Mediterraneo. In particolare ce n'è una che è vicina a casa nostra e che è a sud della Sicilia. Quando il livello del Mediterraneo era molto più basso dell'attuale, sempre per la stessa ragione che ho detto prima, praticamente Malta era collegata alla Sicilia. C'erano delle lunghe lingue di terra che si prolungavano dalla Sicilia, che aveva una forma diversa, più estesa, e anche questo si vede in una di quelle slide che poi potrete mostrare al pubblico. La Sicilia era molto più estesa e arrivava ad inglobare per l'appunto Malta. Non possiamo non ricordare che Malta è sede di alcuni misteriose strutture ipogee, all'interno delle quali sono stati anche trovati alcune migliaia di scheletri dolicocefali allungati, bisogna dirlo, anche se è abbastanza scottante l'argomento, che attualmente non sono neanche più, erano stati mostrati per diverso tempo nel museo di Malta, ma ora sono stati rimossi e non sono più visibili, e ci sarà forse un motivo, ma adesso non ci addentriamo in questo. Dicevo, anche nel Mediterraneo c'erano diverse zone, aree che erano ascritte come antiche sedi, antiche aree occupate da questa civiltà antidiluviana. Un'altra isola fantomatica, perché ora non più rintracciabile, era l'isola di Galonia, che è rimasta nelle mitologie fino, credo, al Medioevo, citati in alcune mappe, in alcuni testi, questa fantomatica isola di Galonia, come l'isola, come il nome Antemelita associato a Malta, e che ritroviamo ancora dall'età romana, ancora nel Medioevo. Sono nomi, termini che sono sopravvissuti alla sparizione stessa delle terre, quando poi il livello delle acque è salito. Altre terre che vengono citate nei documenti di Rumor sono addirittura, qui andiamo in Atlantico perché viene citata Colba, che è l'antico nome di Cuba. Questo ci fa capire che anche la regione delle Antille era un punto, un'area in cui questa civiltà era arrivata, probabilmente non il baricentro, diciamo, degli insediamenti di questa civiltà antidiluviana, perché il baricentro era indubbiamente l'area mediterranea, medio orientale e il Golfo Persico, indubbiamente era questo, e questo poi spiega anche perché questo interesse si è protratto nei secoli fino ad arrivare a quello che prima diceva Paolo, fino ad arrivare a quello che era il progetto dell'Unione Europea. Questa gente, questo organismo ha cercato di ricostruire l'unità dell'Europa, del Mediterraneo, perché quella era il baricentro dei loro territori in antichità. Questo però cioè, non toglie che possono aver avuto appunto anche altre estensioni, altri punti di altri insediamenti, e che dicevo, uno per l'appunto è quello dell'area delle Antille, un altro, altri sono dalla parte opposta, cioè nell'Oceano Indiano, perché si parla del Golfo di Cambay, o Cambay, non so esattamente come si pronunci, che è praticamente il golfo che sta di fronte a Bombay. Anche questa zona qui, questa parte dell'Oceano Indiano, ha subito grandi variazioni con l'aumento del livello dei mari dopo lo scioglimento dei ghiacci, e c'erano molte aree scoperte, anzi tutta la penisola indiana, tutto il profilo delle coste è molto variato, in conseguenza dell'aumento del livello di mari. La stessa isola di Sri Lanka era un tempo collegata alla punta della penisola indiana, quando il livello di mare era più basso, e quindi anche tutta questa regione presentava molte terre che allora non erano scoperte, erano all'aperto, e che sono sparite con l'aumento del livello dei mari. E anche queste erano zone di insediamento della civiltà. Un'altra area vastissima che è citata nei documenti di Rumor è tutta l'area indonesiana, l'isola, l'area viene chiamato il continente di Sondien. Se uno va a vedere
ci sono delle ricostruzioni che si trovano facilmente anche in internet di quante terre, quanta terra si può guadagnare abbassando il livello del mare di 120 metri, cioè come era circa fino a 10-12 mila anni fa. Ebbene, si vede che tutte le isole indonesiane, la Malesia, il Vietnam, eccetera, si saldano in una regione che è terraferma. Quindi ma parliamo di centinaia di migliaia di chilometri quadrati, sono anche, oserei dire, milioni di chilometri quadrati di terreno, di aree coltivabili, fertili, e quindi che potevano essere sede di ospitare popolazioni numerosissime. E altre, vengono citate anche altre aree ancora più nelle vicinanze, che possono rimandare addirittura anche all'isola di Yonaguni, all'isola sotterranea di Yonaguni, dove i nostri ascoltatori probabilmente sanno che esistono delle strutture misteriose che si trovano oggi sotto il pelo dell'acqua, circa una trentina di metri sott'acqua, ma che allora, a quei tempi, erano fuori dell'acqua e potevano essere state scolpite, modellate da una popolazione di quei tempi. E quindi, qual è il succo di tutto questo? È che l'organismo di cui parlava Paolo Romor poc'anzi, sarebbero gli eredi di questa civiltà antidiluviana. Eredi che, diciamo, che prima questa civiltà sarebbe scomparsa in conseguenza di una catastrofe. È una catastrofe che qui, come dicevamo prima, in anteprima, fuori onda, qui ci possiamo riallacciare tranquillamente al lavoro di Caranzano, quando, soprattutto nell'ultimo libro, che parla, ma se ne parla da anni, diciamo, di questo elemento, e quindi non è una novità, ma è bene parlarne, sottolinearne l'aspetto di realtà. Quindi qual è il concetto? Che una catastrofe, che può essere stato un impatto cometario, di cui parla anche lo stesso l'amico Nicola Bizzi, che saluto volentieri per aver anche spesso citato in questo libro, L'Altra Europa. Quindi lo stesso Nicola Bizzi parla di una catastrofe del tipo impatto cometario avvenuto circa 12.900 anni fa, poi ripetuta 1.200 anni dopo, cioè proprio nell'anno in cui Platone colloca la sparizione di Atlantide. Si parla anche, gli stessi documenti di Rumor parlano anche di qualcos'altro, e questo si rilaccia a quello di cui ho parlato io nel mio libro del 2003, Nel segreto di Giza, quando parlava degli slittamenti della crosta terrestre di Charles Capwood, perché i documenti di Rumor dicono anche che questa catastrofe era stata connotata anche da uno spostamento della crosta terrestre. Quindi si parla, diciamo, di un evento che potrebbe essere un impatto cometario che avrebbe innescato anche qualcos'altro di ancora più devastante. E faccio un inciso, dovete scusare, i lettori ci scuseranno, ma questa materia dovrebbe essere un inciso dentro un inciso dentro un inciso, non si riesce ad affrontare in maniera lineare perché ci sono un'infinità di collegamenti interni che però qualche cosa bisogna pur dire, perché altrimenti non diventa, si perde, diciamo, degli aspetti interessanti. E una delle cose che mi hanno colpito sin dall'inizio è che in quella lista dei nomi che ha citato Paolo Rumor nella sua relazione poc'anzi, perché appunto nei documenti dell'Altra Europa di Giacomo Rumor sono contenuti una lista di quelli che, diciamo, una lista di membri consultivi dell'organizzazione, che noi chiamiamo la struttura, membri consultivi, cioè che hanno fornito, diciamo, un apporto di carattere, un contributo di qualche tipo. Fra questi membri consultivi, appunto, c'era inaspettatamente Charles Hapgood. E quando ho visto questo nome citato nei membri della lista, nella lista dei membri consultivi, e quando ho visto che i documenti di Rumor parlavano di slittamenti della crosta terrestre, diciamo che sono tutti elementi che si saldano l'uno con l'altro, ma non solo Hapgood è citato nei membri consultivi, addirittura sono citati anche nomi meno noti, come il comandante Mallory, che fu quello che indicò a Hapgood la mappa di Piri Reis, la famosa mappa di Piri Reis, con la quale Hapgood ci ha scritto buona parte del libro Mappe degli antichi Maps of the Ancient Sea Kings, detto in inglese, il titolo originale.
in cui la mappa di Pirineis potrebbe rappresentare il profilo costiero dell'Antartide, dico potrebbe perché non c'è la certezza, ma l'ipotesi di Epgood era questa, potrebbe rappresentare il profilo costiero dell'Antartide quando era privo di ghiacci, e anche questo si ricollega ad un'età antidiluviana. Quindi era citato in questa lista, e Mallory, che pochissimi conoscono, quindi è abbastanza curioso trovare questo nome, anche questo nome in lista, ed era citato addirittura un nome ancora più oscuro, che è un certo Campbell, che era anch'esso un collaboratore di Epgood, che aiutò Epgood a, diciamo, imbastire i calcoli di carattere matematico a supporto della sua teoria degli slittamenti della crosta terrestre. E poi c'erano altri nomi legati alla figura di Epgood, il nome di uno studioso di antiche mappe, di antiche portolane, che è Nordenskjold. E chiudo qui, perché giusto per capire come in questa lista dei nomi ci fossero tanti elementi che veramente si riallacciavano l'uno con l'altro, intorno alla figura di Epgood, intorno agli slittamenti polari, intorno allo studio di antiche mappe che rappresentavano, per l'appunto, non solo conoscenze geografiche, non solo antichi profili costieri, perché ci sono alcuni portolani che mostrano particolarità abbastanza insolite, che non rappresentano esattamente il mare come oggi, ma come era un po' di tempo fa, e dimostrano anche che in passato esistevano conoscenze geografiche approfondite, con conoscenza anche della capacità di rappresentare la griglia geodetica terrestre, e che richiede una certa conoscenza di carattere matematico. E tutto questo rimanda, noi crediamo, al retaggio di una conoscenza avanzata che risale, per l'appunto, ad una civiltà antidiluviana. Dicevo, per chiudere un po' il cerchio di questa relata, sperando di non perdermi io stesso, questa civiltà antidiluviana, spazzata via da questa catastrofe di cui dicevo prima, rimasta una popolazione di sbandati, avendo perduto tutto quello che caratterizzava la civiltà, ma essendo rimasti, diciamo così, un manipolo, noi lo chiamiamo il Collegio dei Sorveglianti. Il Collegio dei Sorveglianti, che erano, diciamo, l'elite, come sempre esiste sempre un'elite in ogni comunità umana, un'elite che è dotata di conoscenza e di potere. Questa elite, che noi chiamiamo per appunto il Collegio dei Sorveglianti, avrebbe fatto in modo di preservare qualcosa, almeno qualcosa, la maggior parte, quello che si poteva, delle conoscenze di questa antica civiltà antidiluviana. E avrebbe conservato innanzitutto perché non andasse perduta, ma poi per riconsegnarla, ridistribuirla un po' alla volta, quando fosse stato possibile riseminare, diciamo così, il seme della civiltà nelle popolazioni, una volta che le condizioni, diciamo così, ambientali potessero consentire il rifiorire delle civiltà. E per questo che vediamo rifiorire delle civiltà a Sumer, nel 3000-4000 a.C. abbiamo visto la civiltà della Valle dell'Indo, abbiamo visto altri esempi, il primo di tutti è Gobekli Tepe, che è un'antichità che va al di fuori degli schemi classici della storia fino a 10-15 anni fa, ma parliamo anche di Çatalhöyük, un'altra località che si trova in Turchia, vecchia, un insediamento urbano antico di almeno 8000 a.C., 7-8000 a.C., anni avanti Cristo. Parliamo anche di Karantepe, vecchia, antica quanto Gobekli Tepe. Quindi abbiamo i segni di questo rifiorire della civiltà dovuto, per l'appunto, a questo collegio dei sorveglianti, un collegio dei sorveglianti che troviamo citato in tutte le tradizioni di molte civiltà di tutto il mondo, perché troviamo i sette rishi nella cultura vedica, troviamo gli Apkallu a Sumer, gli Apkallu capeggiati da Oannes, il dio pesce, gli Apkallu erano i consiglieri divini dei re, fino a che appunto non ci fu più bisogno di consiglieri divini ad affiancare i re umani, bastarono dei consiglieri umani, e guarda caso, cito come nota aneddotica, in sumero questi consiglieri umani dei re si chiamavano Ummanu. E vedete come le parole, questo cosa significa? Significa che i consiglieri di prima non erano umani. Questa è la mia idea, è la stessa parola sumera, Ummanu, che fa capire che se ora ci sono consiglieri umani,
prima non c'era, i consiglieri che c'erano prima non erano umani, erano semidivini quantomeno. Questa puntata secondo me è fondamentale in questo ciclo di quasi 100 puntate che abbiamo fatto in Facciamo Finta Che, perché unisce, abbiamo fatto un preambolo con Bizzi, le 3 puntate con Caranzano, le 4 puntate con Corrado Malanga, di cui una ci siamo anche soffermata su questi signori con la testa allungata, con l'RH negativo, con anche le catastrofi che si vanno a ripercuotere, e risponde anche alla domanda che ci hanno un po' fatto in seguito anche ai problemi che abbiamo avuto noi stessi proprio di censura e di intimidazione, nonché attacchi hacker, insomma ci hanno fatto un po' la qualunque. Eppure c'era chi mi diceva: eppure voi vi occupate di storia antica, come fate a dare così fastidio? Vedete come in questo tassello del puzzle, nell'unire questi puntini, la storia molto molto antica sia anche un po' così alla base, si ripercuote su quella che è l'attualità, di cui in questa puntata ci stiamo soffermando poco, ma abbiamo fatto anche tante altre puntate per raccontare quanto è grave la situazione, da dove partono questi giochi, queste fazioni che magari si vanno a dividere dei territori, magari vanno a vedere il DNA di alcuni popoli, ecco. E fra l'altro proprio ne parlavamo con Bizzi, i membri di questa struttura si potevano muovere anche liberamente, proprio anche in pieno tempo di guerra, quindi questo fa proprio capire quanto siano al di sopra delle questioni geopolitiche, di confini di Stato, di guerre, tipo per esempio la Seconda Guerra Mondiale, stanno al di sopra. Quindi la struttura, qui cade un po' anche chi vuole razionalizzare dicendo: ma no, ma dai, ma figurati, ma non ci voglio credere che ci sia qualcuno al di sopra degli stati, al di sopra delle istituzioni. Ecco, qua proprio cade veramente anche l'ultima possibilità per gli scettici di andarsi ad appellare a quello a cui hanno semplicemente paura di credere. È tutto collegato, da sì, sempre ci sono persone che si tramandano un qualcosa che farebbe crollare tutto ciò che ci viene insegnato a scuola, perché non si salva una materia: religione, storia, geografia, geopolitica, economia, cioè scienza, non si salva una materia di quelle che ci insegnano a scuola. E quindi, ecco, ovviamente quello che noi diciamo non è per tutti, perché poi gli antichi dicevano solve et coagula, no? Si distrugge per poi ricreare, se distruggiamo tutto e lasciamo così, non diamo il tempo alle persone per potersi ricostruire. Ma io quindi lascerei anche un po' le conclusioni sia all'avvocato Paolo Rumor, che ci ha fatto questo grande regalo di fare un po' la parte iniziale, al quale quindi lascerei le conclusioni prima a lui e poi al nostro Aris, quindi andando quindi a una sorta di conclusione di un primo appuntamento, che poi magari ne potranno anche seguire altri. Ma io intanto devo fare i complimenti ai miei relatori, perché siamo riusciti a riassumere in un tempo brevissimo un qualcosa che meritava solo quello al 300 puntate. Quindi intanto grazie per la partecipazione e per il grande dono della sintesi. Grazie. Grazie a voi. Dottor Rumor, riusciamo a trarre un po' una conclusione di quello che ci siamo detti? La conclusione è che la globalizzazione economica sta ridisegnando il pianeta e sta prendendo le redini della civiltà. E non è facile capire come seguirà l'evoluzione, anche se per vari motivi, a parere mio, è da temere una profonda disumanizzazione, qualcosa che già da tempo sta andando in senso contrario all'etica sociale, come era uscita dalle costituzioni moderne, che avevano come loro scopo l'umanesimo. Potrebbe consegnarci questa globalizzazione economica una società più o meno disgregata e una mera parvenza di democrazia. Di sicuro l'Europa delle nazioni e dei governi è già stata scavalcata dal grande capitale che governa il mondo. E questo lo fa con criteri che sono funzionali solo al suo continuo crescimento, che non significa però un servizio per l'uomo comune, per l'intelligenza, per le espressioni umane. A parer mio, questo è veramente il più grave pericolo che l'umanità abbia incontrato, ed è ancora più subdolo perché si presenta con la parvenza del benessere e della sicurezza.
Ecco, è un momento di passaggio, un momento in cui le persone dovrebbero stare attente, ecco. La gente dovrebbe stare attenta. Sta succedendo qualche cosa dietro le nostre spalle che non ci piacerà un domani. A parer mio non mi piace neanche più adesso, insomma. Quindi l'unica cosa che abbiamo è la mente, la nostra intelligenza. Non buttiamola via, ragioniamo con la nostra mente e seguiamo quello che è l'istinto profondo che ci ha dato la natura, no? Di capire quello che accade, di interrogarci. Ecco, noi siamo uomini perché ci interroghiamo, perché siamo curiosi di capire. Se la massa perde questa facoltà dietro lo stipendio, dietro al capitale, siamo veramente finiti. Questa è la mia conclusione. Se compiamo qualcosa di sbagliato, la paghiamo cara e pagheremo cara i nostri errori. Stiamo distruggendo il pianeta e questo verrà pagato caramente dai nostri figli. E se noi rimaniamo attivi con la nostra intelligenza, non possiamo riproverarci un domani di essere stati lì a subire passivamente. Ecco. Siamo uomini perché non subiamo. Questa è la mia conclusione. Bellissime parole. Sì, sottoscrivo in pieno quello che ha detto l'amico Paolo e chiedo semplicemente che se qualcuno fino a qualche tempo fa poteva avere dei dubbi sull'esistenza, come dicevamo prima, di un organismo che sta dietro al di sopra degli stati, beh, quello che è avvenuto nell'ultimo anno e mezzo probabilmente può far pensare che ci sia un fondamento di verità in questa cosa, anzi. E viceversa, chi ha sempre nutrito magari il sospetto che ci fosse qualcosa che non gli tornava nel racconto ufficiale della storia, incontrando il nostro libro può aver avuto, come dire, non dico una conferma, perché una conferma è una parola grossa, ma perlomeno un supporto a queste sue convinzioni, e arrivando per l'appunto all'attualità, ulteriormente, ripeto, non si può che trovare un conforto, un supporto all'idea che la storia che vediamo, che ci raccontiamo è veramente la minima parte, è falsa rispetto a quella che è il vero andamento della storia. E se voglio concludere giusto buttando qualcosa che sarebbe di per sé un argomento di molte altre puntate, noi abbiamo parlato della struttura, nel nostro libro abbiamo parlato della struttura come di un organismo che guida, che ha guidato l'evoluzione della storia, in particolare europea e medio orientale. Ma questo non significa, non stiamo parlando di tutto il mondo. Io sono d'accordo con Nicola quando dice che accanto alla Nicola Bizzi, mi riferisco sempre ovviamente all'amico Nicola Bizzi, quando dice che accanto alla struttura, che per l'appunto aveva come suo baricentro il Mediterraneo, il Medio Oriente, eccetera, esistevano anche altri compagini sociopolitiche che non avevano a che fare con la struttura. E Nicola Bizzi parla espressamente di Atlantide, che fra l'altro non è una delle terre che viene citata per l'appunto nei documenti di Rumor, perché i documenti di Rumor parlano di altre terre, quelle sulle quali si erano insediati per l'appunto l'antica civiltà a cui fa riferimento questa struttura. Ma voglio dire, chiudo qui, probabilmente esistevano altre compagini sociopolitiche, come ad esempio quella di Atlantide, ma anche altre probabilmente in Asia o in Sud America, anche in Sud America, che a loro volta possono avere filiato altre strutture, altri collegi di sorveglianti che hanno avuto un loro lignaggio, una loro trasmissione nel corso della storia e magari oggi sono ancora attive, chi più, chi meno, a mettere lo zampino su come stanno andando le cose. E questo può anche spiegare perché la storia non vada sempre in maniera così lineare. Abbiamo parlato prima del progetto europeo che sembra essere tramontato così nell'arco di pochi decenni, è avviato con grande entusiasmo e poi è, diciamo, pure miseramente fallito sotto la spinta della globalizzazione liberista, neocon,
come ha detto molto bene Paolo nel suo intervento. Ma non possiamo escludere che tutto questo sia anche frutto di contrapposizione, di dinamiche fra componenti anche un po' diverse, un po' eterogenee l'una dall'altra, che hanno finalità leggermente diverse. Questo è tutto un campo di studi che diciamo, è solo un seme che buttiamo lì adesso e col quale saluto e ringrazio. Col quale saluto e ringrazio gli ascoltatori e tu Gianluca per lo spazio. Grazie a voi. Anche perché poi dobbiamo andare a spiegare quello che hai detto prima nella Sfinge, quindi faremo sicuramente, lasciamo in sospeso anche questa domanda. Io voglio ringraziare un amico speciale che su Telegram ha fatto anche in modo che questa puntata potesse esistere, mettendosi in prima persona, cercando i contatti, mettendoci un pochettino in contatto tutti e tre, quindi è partita proprio da voi. Io dico sempre che il primo grande autore sono proprio ormai i nostri ascoltatori, al quale diamo un abbraccio grandissimo. Iscrivetevi sul gruppo, sul canale Telegram, su Facebook, su Instagram, cercateci un po' ovunque, anche io a livello personale rispondo sempre a tutti, seguite tutte le puntate perché come vedete sono tutte collegate, un abbraccio grandissimo anche a chi dal punto di vista di regia a livello logistico poi ci dà una mano a confezionare il tutto, nonostante la connessione alle volte vada, non vada, riusciamo sempre, talmente sono forti i nostri relatori a far quadrare sempre tutto, e ci perdonerete se ogni tanto la connessione o qualche scherzo tecnologico ci rende difficoltoso qualche punto delle nostre puntate, ma sono sicuro che andrete avanti lo stesso pur di sentire la conclusione. Un abbraccio grandissimo anche ai relatori. Grazie. Di oggi. E che possa essere anche la prima di una serie di puntate che faremo insieme. Come dico sempre io, Hare Krishna, appuntamento, alla prossima puntata. Grazie.